Ragionare in una città come Trieste sul porto vecchio è un'impresa certamente non facile. Un pezzo di città chiusa, un pezzo di città attiva e viva nella memoria dei cittadini triestini richiede molto rispetto, richiede l'ascolto del territorio, della vocazione paesaggistica, ambientale, ma anche l'ascolto dei cittadini. Perciò quello di cui oggi parliamo è un progetto di spazio pubblico. E da lì siamo partiti nel considerare le linee guida per il grande progetto dello spazio pubblico Porto Vecchio di Trieste. C'è un progetto che vuole connettere, che apre alla città esistente e riprende questa dialettica tra costruito e non costruito di cui Trieste in modo particolare è maestra. Trieste vive di questa dialettica tra l'aperto e il chiuso. Ha superato tutto il superfluo, si apre al mare. È fluida, è una città che vive su questo intrinseco rapporto con il mare, con il proprio mare, e si apre oggi a una nuova fase della propria vita. E Porto Vecchio di questo è un simbolo. Perciò bene si è fatto di partire non dal costruito, ma dal non costruito. Il futuro offre spazi attraverso il non costruito per la vita quotidiana, per la cittadinanza, anche per chi vuole visitare la città. Ecco da lì parte la metafora musicale, il pentagramma del Porto Vecchio di Trieste, che così diventa il Porto Nuovissimo. Mai come in questi ultimi mesi su questo progetto si sono creati delle amicizie, delle conoscenze, dei rapporti personali che ci hanno guidato. E sentire, ascoltare le voci, passeggiare insieme, ancora una volta ha sottolineato questo fatto come fosse importante occuparsi del corpo, e il corpo c'è e l'abbiamo davanti a noi, ma anche dell'anima, e l'anima è in attesa di essere lasciato animare questo luogo per poi infine arrivare a un vestito che fosse questo verde, questo nuovo paesaggio urbano che è capace di dare ai triestini un nuovo luogo in pieno rispetto della storia e della propria identità, ma anche capace di guardare al proprio futuro.